A Milano ha lasciato una traccia non banale, è stato anche all'Ambrosiana, ha conosciuto Vincenzo Monti, Ludovico di Breme, tutte persone che facevano parte un po' dell'intelligenza milanese, prima di andare a Venezia dove poi ha vissuto per parecchio tempo. Io ho fatto due periodi, vero, in Italia, Byron, giusto? No, no, un periodo. Fatto questo La periodo. vita di Byron è facilmente schematizzabile, è facilissima. Lui ha vissuto in Inghilterra. A 10 anni era povero, non aveva molti soldi. A 10 anni è Aspetta, diventato parliamo un po' lord. della famiglia. Era povero, ma di famiglia nobile, Era giusto? figlio Era di un due lord. famiglie nobili, i Byron E e i Gordon scozzesi. Il imparentati padre, con la monarchia, addirittura, sì, con non so. gli Stuart. Il padre era tremendo, era uno sciupafemmine. Giocava tutti i soldi che aveva e quindi non solo ha perso tutti i soldi che aveva lui, ma anche tutti i soldi della moglie, per poi suicidarsi. Il padre si è suicidato. Quindi questo bambino, che peraltro è nato con un piede deforme che lo ha condizionato per tutta la sua vita, è nato poverissimo, in grande indigenza. Poi a 10 anni è diventato lord. Perché toccava a lui per un discorso dinastico, sono morte le persone che stavano davanti a lui e quindi è diventato E qui lord. siamo in pieno romanzo di Dickens, Sì. eh? Tra l'altro è diventato lord di che cosa? Di una casa, Newstead Abbey, che era un'antica abbazia che era decisamente mal ridotta proprio, ipotecata, praticamente era una ricchezza più virtuale che altro. Comunque lui ha vissuto in Inghilterra. Poi, all'età di 21 anni è andato in Europa, in continente, per il Grand Tour. Lo facevano praticamente quasi tutti i giovani rampolli, solo che lui non aveva una lira, si è dovuto inventare una soluzione economica per andare per il Grand Tour. Nel Grand Tour poi si è tolto tutte quelle soddisfazioni sul piano erotico che non poteva avere in Inghilterra. È stato lontano 2 anni. Poi è E non è ritornato. venuto in Italia durante il Grand No, Tour. Ah no, 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 ah no. no. Però ha visitato dei paesi molto particolari, come Costantinopoli o l'Albania, per esempio. Ma chi c'era mai andato in Albania? La gente non sapeva neanche dove stesse. Quindi poi, quando è tornato in Inghilterra e ha pubblicato il Child Heralds, cioè il pellegrinaggio del giovane Aroldo, una parte del successo è dovuta anche a questi posti oggettivamente esotici, molto molto particolari. È stato in Inghilterra, quindi questo è il terzo periodo, Inghilterra, Grand Tour, Inghilterra. E a un certo punto è stato costretto ad autoesiliarsi, se n'è dovuto andare, perché si è sposato, la moglie poi l'ha abbandonato dopo che è nata la bambina, ma di questo, se volete, parliamo dopo. E lui è stato accusato di tutto praticamente: di omosessualità, di adulterio, di sodomia, di incesto, che peraltro l'incesto era vero. Perché lui aveva una relazione profondissima con la sorellastra Augusta, Augusta. Poi ovviamente potremmo stare a parlare per dire se la sorellastra è incesto oppure no, ma quello è un altro discorso. Figlia dello stesso padre, ma non della stessa madre. Comunque è stato praticamente costretto ad autoesiliarsi. Ad un certo punto la società inglese non ne ha potuto più. Quindi dove camminava lui? La gente andava su un altro marciapiede, entrava a teatro e la gente se ne usciva dal teatro, andava in un salotto e immediatamente il salone diventava deserto perché la gente se ne andava. C'era gente che sputava davanti ai suoi piedi, i principali giornali inglesi hanno detto delle cose tremende, paragonandolo a Tigellino, a Elio Gabalo, a tutte le figure più perverse della storia. Praticamente è stato costretto a fuggirsene. Pensate che quando è andato a Dover, da dove sarebbe partita la nave per l'Europa, è stato scortato da una serie di carrozze di donne che lo volevano vedere fino all'ultimo secondo. E qui c'è il quarto periodo della sua vita. È venuto in Svizzera, in Italia e poi in Grecia. In Svizzera è stato sul lago di Ginevra. E pensate che a turno veniva affittata la villa che stava dall'altra parte del lago di Ginevra perché era corredata di cannocchiali che permettevano di vedere il lord che cosa stava facendo
dall'altra parte del lago. Lì poi a Ginevra c'è tutto il discorso della creazione del Frankenstein e così via, ma se volete quello, di quello ne parliamo dopo. Ma lui è stato esiliato perché accusato di incesto, adulterio, sodomia, omosessualità e così via, ma anche per un'altra ragione, perché dava fastidio. Pensate che lui, essendo diventato lord, aveva diritto ad entrare nella Camera dei Pari e ha fatto solo 3 interventi, scomodissimi, peraltro con una veemenza e una forza che gli altri lord non accettavano. Il primo in particolare è famoso, praticamente c'è stato un episodio molto celebre di luddismo, cioè a Nottingham hanno messo dei macchinari per gli opifici, per tessere, ragion per cui tantissima gente ha perso il posto. La gente si ribellava e immediatamente venivano fatti dei processi collettivi, nel giro di un'ora si mandavano a morte 300 persone, che erano ree semplicemente di cercare di continuare a lavorare perché non avevano da dare da mangiare ai propri figli. E lui ha fatto un discorso incredibilmente forte nella Camera dei Pari, ricordando che la vita di un operaio vale esattamente quanto la vita di un lord e che merita esattamente lo stesso trattamento e lo stesso rispetto. È chiaro che una persona simile dava fastidio in una maniera enorme. Quindi lui si è autoesiliato in Inghilterra, proprio non ci poteva stare più, ed ha attraversato questo quarto periodo Svizzera, Italia e Grecia. Quindi ripeto, la sua vita è facilmente schematizzabile: Inghilterra, Grand Tour, Inghilterra e poi l'ultimo periodo. Se non fosse stato ammaliato dalla causa greca ed è morto in Grecia, forse sarebbe rimasto in Italia, dove tutto sommato si trovava bene. Abbastanza bene, tutto sommato gli piaceva molto l'italiano, lo conosceva, aveva una abilità eccezionale nel conoscere le lingue, ne conosceva. Pensate che a Venezia a un certo punto ha detto basta con queste lingue facilissime da imparare, italiano, spagnolo, portoghese, tedesco, scandinavo, adesso proviamo a una un pochettino più difficile. E a Venezia c'è San Lazzaro degli Armeni, è andato a San Lazzaro degli Armeni, che è un'isola facilmente raggiungibile da San Marco, nel giro di pochi mesi ha imparato l'armeno e addirittura collaborato a scrivere un dizionario armeno-inglese. Era una persona che aveva una facilità, infatti parlava perfettamente veneziano e così via. Ci sono le sue lettere d'amore con Teresa Guiccioli, che sono in un italiano non privo di errori, ma suggestivo al massimo, molto molto interessante. Tanto il libro ha un apparato iconografico anche molto bello, molto carino. 52 foto. E si capisce come effettivamente l'uomo tenesse la sua immagine. Questi sono ritratti. Benissimo. Apro un attimo una parentesi. Apri la parentesi, poi sentiamo Alessandro. Ecco, lui si è fatto ritrarre il costume albanese. Allora uno direbbe, beh, qual è il problema? Il problema c'è, perché all'epoca la cultura europea aveva una fortissima spocchia nei confronti di tutte le altre culture. Sentiva un senso di superiorità enorme, gli altri fondamentalmente erano dei primitivi e basta. Quindi vestirsi con fogge orientali significava automaticamente ammettere che un lord si sentiva a proprio agio in abiti che non erano quelli normali del lord. Quindi un dipinto come questo possiede in sé un messaggio molto, se non rivoluzionario, molto 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 forte. Dicevi, scusa, vuol dire, Alessandro? Vabbè, ringrazio anche io il Pado perché abbiamo realizzato questa ottima occasione, no? Di affrontare nuovamente la figura di Lord Byron, che noi poi tra l'altro come Emilia abbiamo già affrontato da un punto di vista più narrativo e anche romanzato, possiamo dire, ma in Italia soprattutto Lord Byron è una figura di letterato poco tradotta e poco sviluppata, diciamo, negli studi, pur essendoci comunque un gruppo di byroniani, possiamo dire, che ancora hanno, non come precedentemente, però ancora vivono, diciamo, del piacere, diciamo, di questo mito, della sua forza, diciamo,
vitale e anche letterario, non solo, insomma, quindi anche anticonformista, possiamo dire, in base appunto alla sua... Non è una domanda a cui si possa rispondere facilmente. Dunque, premesso che Byron attrae moltissimo, cioè uno di quegli intellettuali che attrae. Ci sono intellettuali che non attraggono, ce ne sono altri che attraggono. Qualcuno di voi ha visto quel film delizioso 4-5 anni fa, Il Club di Jane Austen? È un film molto molto carino in cui 9 personaggi si incontrano, condividono la passione per Jane Austen. Jane Austen è un'altra di queste persone qua. Esistono questi artisti che hanno un numero incredibile di fan. La Byron Society, pensate che ha ramificazioni in tutto il mondo, anche in moltissimi paesi dove lui non è mai stato, non so, in Giappone. Ecco, in Italia invece questo riscontro non c'è tanto, ed è veramente un peccato, perché prendo il discorso da un altro punto di vista, ma adesso ci arriviamo. Da un 40 anni a questa parte, in tutto il mondo, Italia esclusa, è rinata la Byronmania. Il termine non è mio, ma è della moglie di Byron. È della moglie di Byron. E vi faccio un esempio. I ponti di Madison County, il film Clint Eastwood e Meryl Streep. Quando a Meryl Streep arriva una valigia con i memorabilia del suo amante, dentro c'è una strofa meravigliosa di Byron. Into the Wild, il film di Sean Penn, all'inizio, dopo i titoli di testa, c'è un'altra strofa bellissima di Byron. Tiananmen, 25 anni fa c'è stato Tiananmen, c'è un ragazzo che è andato contro i carri armati con in mano un libro di Byron. Byron è attualissimo, è amatissimo, e in Italia non tanto. Secondo me una delle cause è che in Italia ci si è fissati al discorso che Byron è romantico. È una visione vecchia. Byron ha avuto una sua produzione romantica, ha incarnato al meglio questa produzione, dopodiché dopo ha avuto una produzione mille volte migliore, ironica e satirica. Lui stesso ne era cosciente, lui dice: ma quanto sono state sciocche delle persone che si sono lasciate trasportare da cose così, così di cartapesta, che non hanno molta importanza. Laddove il Byron ironico e satirico è tutta un'altra cosa, a cominciare dalle lettere e dai diari, che sono spumeggianti, arguti, frivoli, bellissimi. Mentre in Italia si è rimasta ancora alla lettura del romanticismo, ma è una lettura vecchia, è una lettura vecchia. Questa potrebbe essere una delle chiavi, cioè non c'è stato niente che l'abbia fatto riscoprire in questo senso. Però non è una cosa molto facile da capire. I suoi capolavori, praticamente Il pellegrinaggio del giovane Aroldo, l'ultima traduzione del 47, e l'ultima traduzione completa del Don Giovanni risale all'inizio del Novecento. Cioè, sono cose proprio veramente, veramente tremende. Le opere più